Presidente, un attimo solo, scusa già. Presidente, ma quando dovrà aspettare la protezione civile? Quando dovrà aspettare la protezione civile? Visto che ormai... La protezione civile c'è. Il trasferimento da Bari a Foggia dell'intero dispositivo della protezione civile non è uno scherzo che si realizza con i tempi delle fissime dei politici locali, bisognerà farlo in maniera ragionevole e secondo le umane possibilità, perché questo trasferimento è molto complesso. Quanto è stata dura portare questa vittoria a Foggia? No, non è stata per niente dura, quando ci è venuta l'idea che salvava l'investimento eravamo tutti felicissimi. Cioè Foggia è nel cuore di tutti i pugliesi, Foggia non è un posto derelitto, è un posto importantissimo per la tenuta dell'economia e della comunità pugliese. La protezione civile. Sì, allora abbiamo credo due notizie importanti oggi. Una è la individuazione dell'aeroporto come sede di protezione civile con tutto ciò che questo comporta in termini anche di investimenti e di attività che la regione svolgerà su questa struttura. Un'altra che anche grazie a questa decisione finalmente si potrà procedere all'allungamento della pista, la qual cosa sarà utile anche per i voli civili, anche per quelle attività che non sono strettamente connesse alla protezione civile ma che in un'attività ordinaria possono essere fruite ovviamente dalle compagnie aeree, dai privati, da tutti coloro i quali avranno la forza economica per mettere in piedi un sistema di volo da qui da Foggia. Per accompagnare questa cosa il Presidente ha annunciato anche che ci sarà un bando nel quale la Regione per attività di marketing connesse ai voli finanzierà una cospicua attività, quindi nell'ordine di circa 7 milioni di euro per Foggia e per Grottaglie. Mi pare che ci siano le condizioni per tenere assieme un po' tutto ciò che il territorio da sempre desidera e per andare anche al di là di quello che avevamo immaginato con un'intuizione per certi versi anche necessitata di individuare Foggia come luogo dove c'è maggiore dissesto idrogeologico, maggiore problematicità sismica, maggiore problematicità sugli incendi, quindi quale sede di protezione civile. Grazie. Già preparati e l'abbiamo ed è l'unica possibilità, attenzione che non diventi soltanto l'aeroporto Gino Lisa un'app di protezione civile. Vi ho letto quell'inciso dove diventa anche aeroporto di mobilità delle persone. Intanto il 9 il Consiglio Comunale a Foggia l'aspettano per avere queste spiegazioni. Sono disponibilissimo, non ho nulla da nascondere. Purtroppo sono, tra virgolette, condizionato dal lavoro che ho fatto, dove ho sempre detto la verità e questo è stato il mio successo di quando facevo il compagno. In termini pratici e concreti, l'allungamento, la sede di protezione civile è già da oggi, ma l'allungamento della pista e quindi vedere ritornare a volare? Devo vedere la compatibilità, perché io mi sono trovato. Allora, le questioni sono due. Uno, che il 70, il 25% non si può applicare, perché non è Foggia non è una provincia remota, punto. Abbiamo chiuso il Stato, non lo dico io, lo dice l'Unione Europea. Tenga presente, ora dobbiamo affrontare giuridicamente la questione della gara che è stata fatta in un certo modo e quindi ora dobbiamo vedere di poter salvare compatibilmente all'indirizzo che noi abbiamo dato in gioco. Questo una volta. La questione, e vi ringrazio che mi state intervistando, non è politica, è giuridica, non di politica. La politica ha detto appoggia si fa questa cosa, basta. Quando si parla di finanziamento a totale carico cioè che l'opera sarà finanziata i 14 milioni di euro o le economie che noi faremo con la gara eccetera eccetera vengono pagati soltanto con fondi pubblici, appunto. L'Unione Europea in questo caso non c'è, è il fondo di coesistenza, quindi niente più soldi dall'Unione Europea ma dalla regione, ma questi sono i fondi sempre pubblici della coesione di sviluppo. Presidente, ritiene che questa è una vittoria più del territorio o dell'intera regione? Ah, non farei distinzioni su questo. Se di vittoria si può parlare, è una vittoria del territorio, ma di tutti coloro che hanno concorso e certamente anche della regione che ha immaginato questa soluzione e ha diciamo, governato questo processo. Ovviamente io credo che sia prematuro parlare di vittoria perché esistono ancora degli elementi che ci fanno sospendere il giudizio e frenano la nostra soddisfazione perché il Presidente Emiliano ha
evidenziato una soluzione molto interessante, innovativa, distintiva, che consentirebbe di superare sia i problemi dell'allungamento della pista sia poi tutti i problemi che ci saranno di funzionamento e funzionalità dell'aeroporto. Però c'è ancora questa incertezza sulle verifiche burocratiche da fare, sulla compatibilità di questa procedura con l'appalto che è stato fatto, e quindi quando questa condizione sospensiva sarà superata, allora la soddisfazione potrà essere vera e piena. In questo momento siamo ancora in attesa, un'attesa fiduciosa, un'attesa rispetto a prospettive che sono diverse rispetto al passato. Non possiamo che continuare a lavorare per sollecitare la Regione a trovare la soluzione definitiva, monitorare e accompagnare questo processo. Quando il Presidente Emiliano chiede in conferenza stampa un aiuto soprattutto al territorio, lei a che cosa pensa? Il Presidente Emiliano sa benissimo che su molti temi, su questo in particolare, il territorio ha accumulato delusioni, attese molto lunghe, e quindi è un territorio che guarda anche alle possibili soluzioni molto interessanti come questa ancora con una certa diffidenza, un certo scetticismo, e lo ha capito anche lui. Io credo che lui chieda al territorio di fidarsi, è ovviamente una fiducia che non è facile oggi riporre, chiede di collaborare, e noi per esempio l'abbiamo fatto molto in questi anni con un approccio costruttivo, ma il Presidente Emiliano sa bene che questo potrà essere per la Regione un successo quando la vertenza sarà effettivamente risolta, anche perché ci sono stati negli anni, e non mi riferisco a questa amministrazione, molte promesse, molte ipotesi di lavoro che sono sempre andate non a buon fine. Speriamo che questa volta non sia così, io sono fiducioso che questa volta non sarà così. Questo significa avere un peso in giunta? No, questo significa una cosa molto semplice, che questa giunta regionale approfondisce le questioni e ha trovato una soluzione praticabile per investire risorse pubbliche 100% sull'aeroporto Gino Lisa di Foggia. E lo abbiamo fatto in un'ottica di squadra, con un'impostazione che ci consentirà di investire totalmente risorse pubbliche sulla base di due pilastri fondamentali. Uno, garantire la mobilità dei cittadini di questa provincia attraverso i voli civili. Secondo punto, Foggia, l'aeroporto di Foggia sarà un polo logistico e centro operativo della protezione civile regionale, quindi è un servizio di interesse economico generale, e questo giustifica il fatto che noi si possa investire totalmente risorse pubbliche, e questo tipo di investimento ci darà l'opportunità di garantire una sostenibilità totale dell'aeroporto. Però, come ha detto il Presidente, il percorso è ancora, diciamo, abbastanza difficile. Il percorso prevede una serie di passaggi che vanno nella strada giusta questa volta, anche sulla base dei colloqui avuti a Bruxelles, e che ci consentirà sostanzialmente di arrivare ad una definizione, non percorrere una strada che era sempre incerta. Questo è l'obiettivo di Foggia. È chiaro che si dovranno portare avanti altri passaggi tecnici e burocratici. Lei si può sbilanciare, a differenza del Presidente, di dire se ci mettiamo 2 mesi, 3 mesi, 1 anno? Guardi, non credo che ci sia nessuno che è nelle condizioni di dire fra quanto tempo partono i lavori. Visto che ha fatto tanti viaggi a Bruxelles per risolvere la questione. Guardi, siccome noi viviamo in Italia, come è noto, un ricorso al Tribunale amministrativo per una qualunque cosa può far slittare i tempi di molto, quindi questo è il nostro paese.